Ma è un atto che finalmente riguarda la nostra regione concernente un accordo con INAIL, con le sue bravure, le sue professionalità e la sua esperienza, la sua tradizione, per dare ulteriore copertura assicurativa e anche di prevenzione al cittadino dell'Abruzzo che infortunato ha la necessità poi di ritrovarsi con questa copertura. Lo abbiamo fatto questo con INAIL, riconoscendo in capo ad INAIL tutte le qualità che la cittadinanza conosce in ragione della sua tradizione, ma in questo caso INAIL si mette in campo anche con una notevole capacità di autosostentamento finanziario e autosostentamento organizzativo. Qual è la situazione della nostra regione? Ancora maglia nera per quel che riguarda gli infortuni o no? Ma noi siamo molto soddisfatti di essere arrivati a questa firma. L'itinerario che abbiamo sviluppato in Italia è stato abbastanza lungo, finalmente abbiamo quasi concluso tutti gli accordi regionali, adesso si tratta di passare all'attuazione, quindi all'intervento diretto sulle attività di riabilitazione e di prevenzione. Noi crediamo che sia una grande opportunità per la cittadinanza avere questa assistenza molto qualificata da parte dell'INE, delle sue strutture e dei suoi professionisti.